Col mister del Catanzaro Antonio Calabro. Mister, era una partita importante oggi, reduci dalla vittoria bella e importante contro la Ternana. Le chiedo, insomma, cosa non ha funzionato per portare a casa punti? Diciamo che per la classifica per noi era più importante oggi che quella della settimana scorsa, o di 3 giorni fa, scusami. Quindi niente, abbiamo trovato delle difficoltà, numero uno perché era lampante che l'Avellino era molto più vivace, molto più lucido anche a livello fisico. Noi abbiamo pagato a livello fisico la partita di 3 giorni fa, non a livello mentale, perché i ragazzi sono stati sempre sul pezzo. Nonostante tutte queste attenuanti, tutte queste magari anche la mancanza di giocatori importanti, non mi risulta che l'Avellino abbia creato qualcosa di pericoloso nella nostra porta. Il gol che è stato fatto è il gol soltanto per l'arbitro, lo sapete benissimo che è fuori gioco. Quindi, abbiamo detto. Sì, no, non bisogna nascondere niente. Quindi ci poteva stare sicuramente un risultato di pareggio, anche se l'occasione migliore l'abbiamo avuta noi. E quindi alla fine meritavamo anche di vincere. Tutte queste difficoltà, tutte queste situazioni hanno portato a una vittoria dell'Avellino, sicuramente per me non meritata. Commissario, per quanto riguarda la classifica, adesso il Catanzaro è a meno 9 dal secondo posto, questo insomma esclude giocoforza Catanzaro dalla corsa o ci credete ancora? No, ma noi crediamo in tutto e non crediamo in niente, cioè non ci andiamo a fare corse o sogni, noi dobbiamo lavorare quotidianamente, capire da queste partite per il proseguo che cosa si può migliorare, se siamo bravi lo miglioreremo, perché dobbiamo migliorarla, e queste partite ti danno anche degli spunti per capire dove abbiamo fatto bene e dove abbiamo fatto male, considerando tutte le attenuanti, ripeto, le assenze, il fatto che comunque noi eravamo meno brillanti rispetto a quelle dell'Avellino, e nonostante tutto, sia le assenze, nonostante tutto la mancanza di giocatori importanti, comunque questa non era una partita che noi meritavamo di perdere. Grazie mille.